Ed è una giornata di manifestazioni anche in altre città, stavolta contro il disegno di legge Pillon sull'avviso affido condiviso. E il corteo che questa mattina c'è stato a Roma lo ha seguito per noi Francesca Sancin. Ci vogliono ancelle, ci avranno ribelle! Vogliamo poter denunciare abusi e violenze, senza rischiare che per questo ci venga tolto l'affido. Qualunque diritto acquisito non è per sempre, lo si può perdere in pochi secondi. Perché parlate di una controriforma dell'affidamento condiviso? È un livello devastante, riporta al centro il modello familiare, una struttura familiare antica, vecchia, in cui i rapporti sono assolutamente sproporzionati in favore del membro della famiglia più forte. Roma come Milano, 50 piazze italiane in protesta contro il DDL Pillon che si è approvato, istituirà la bigenitorialità perfetta ridisegnando l'affido condiviso. Le ragioni del no, dicono i manifestanti, sono la cancellazione dell'assegno di mantenimento, il doppio domicilio per il minore e la figura del mediatore familiare, obbligatorio e a pagamento. Non è il caso che questo governo proponga da un lato il decreto Pillon e dall'altro tagli il congedo di paternità per gli uomini che dopo la nascita del figlio vogliono stare a casa. Un provvedimento che denuncia questa piazza fornisce meno tutele alle donne vittime di violenza. Io sto qua in piazza perché anch'io ho sofferto di violenza e penso che è un diritto parlarne e denunziare questi fatti. È un sottotesto pieno di sdegno. Un altro caso.